Ciao ragazzi, approfitto della bella giornata per parlarvi delle gavette della TT Life. Buona visione! Eccolo qua, solita retina, sempre comoda. E parliamo un attimo di TT Life, che sinceramente parliamone. Non ne parliamo neanche tanto perché non ho trovato granché di informazioni su questa azienda. So che dalla scatola comunque è un made in Cina, e alluminio anodizzato di quello antiaderente. L'ho provato, non è male. Un buon prodotto a un prezzo di circa 11 euro, 10,90, l'ho trovato abbastanza in offerta, sì, buone offerte in giro. E sono delle gavette che vanno bene per due persone, se riesce a fare anche una pasta asciutta, una piccola padella che adesso vedremo. E non è comunque malvagio come prodotto, soprattutto per chi vuole iniziare come me, può andare, anche se ho già visto che comunque preferirei avere acciaio inox rispetto a questo anodizzato. Adesso spiegherò anche il perché. Comunque, come alluminio anodizzato, sapete tutti che comunque l'alluminio di per sé è un buon conduttore, perciò scalda subito qualsiasi pietanza e non avrete tanto problema né a scaldarvi l'acqua né comunque a farvi qualsiasi tipo di mangiare. Adesso vediamo un attimo da cosa è composto questo pacchetto. Allora, iniziamo con un piccolo piattino in plastica, comodo, cos'altro dire, comodo, vabbè, coperchietto. Dentro alla confezione troviamo una piccola spazzoletta effettivamente. E troviamo un cucchiaio per minestre, pieghevole, plastica. Dubito un po' sul tipo di plastica che possa essere, ma staremo a vedere. Troviamo altri due piattini per zuppette, per la zuppa, minestroni che si possono fare quando sei in escursione. Un po' miseri, soprattutto per me che amo mangiare. Cucchiaio, forchetta e una forchetta, tutte pieghevoli, simpatiche, occupano poco spazio e mi sembrano ottimali. Pecca di questo prodotto, vedo già che sta facendo un po' di ruggine, o forse sporco, no, mi sembra più ruggine, non so se vedete. Vediamo qua, ecco, e il suo pentolino. Come vedete, se riuscite a vedere, questi sono i segni della bruciatura che ho fatto nel fornello, quello a legna. Ha un odore un po' dubbio, non riesco a capire se è l'odore della legna bruciata, del pelle bruciato, oppure è proprio il suo odore, cioè l'odore di una plastica, oppure del tipo di antiaderenza che ha. Questi prodotti in totale con la retina pesano 512 grammi, non è male, soprattutto comunque che con due pentolini si riesce a fare quasi la maggior parte delle cose. Poi abbiamo la padelletta, voglio sempre un pochettino per evitare che si graffi. Anche questo comodo, e tutti e due i pentolini comunque sono provvisti di questi due manici retrattili, comodissimi, hanno una buona impugnatura, non scappa, anche se comunque dà un po' fastidio perché si vede che non sono ben curati nell'estetica e anche comunque
mancano un po' le finiture perché lasciano delle bave. Vedete queste bave qua che possono dar fastidio. Ancora probabilmente non le ho ancora tolte perché volevo farvi vedere effettivamente com'era il prodotto senza toccarlo. Questo pentolino misura 15 centimetri di diametro. Non è male, si riesce a fare quasi tutto, è una bella bistecca, si riesce logicamente, per me ci vuole una bistecca un po' più grande. Misura 15 cm di diametro per 3,5 di altezza. Magari metterò qualche ricetta per vedere di stuzzicarvi un po'. E invece quest'altro pentolino, quello più grande, quello che vi dicevo che ho bruciacchiato, o comunque che sono rimaste delle tracce di bruciatura, questo qua misura 13,5 cm per 7,5 cm di altezza. Ha una capienza di, ho provato, 750 millilitri senza metterlo al colmo. Al colmo sono quasi un litro, anzi è un litro, non senza quasi, è proprio un litro, ma sapete che arriverà proprio appena sotto il segno della bordatura, se vedete bene. Le due ciotolette di prima, quelle per la minestra, che sinceramente non penso che userò mai, anzi penso che userò per altro. Potrebbe andare bene magari per la safira, per proprio mangiare. Queste qua misurano 11 cm per 4 di altezza. Sono due. Il piattino 17,5 per 2 di altezza. Penso che userò dei piattini in acciaio. Questi qua già vedi come se usate il coltello già li graffiate. Non so se si vede, ma spero, ma dubito. Che si vedono già le rigature. Complessivamente non trovo malvagio il prodotto, anche perché comunque quello che sta dietro è carino, utile. Dico comunque, penso che lo userò ancora un po', ma dopo passerò a qualcos'altro. Preferisco l'acciaio inox perché questi segni di bruciatura non mi convincono molto. Non ho altro a dire. È tutto sommato per quello che vale. Può andare. Spero che questo video vi sia stato utile. Sono ben accetti le critiche, giusto per migliorarmi. Sono molto contento, anzi, se vengo criticato, perché così almeno riesco a capire cosa sto sbagliando e per le cavolate che magari sto sparando. Ripeto, sono ben accetto. Se invece vi è piaciuto, un bel pollice su, iscrivetevi a questo canale, così sarò molto più stimolato. Ho già qualche idea anche nel futuro, magari farvi qualche ricetta di cibari vari. Ciao a tutti ragazzi.